Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max, oggi è sabato e parliamo ovviamente di oro. Oggi facciamo una puntata, ho preparato delle cosettine, insomma, no, molto, diciamo così, flash in un certo senso, non c'è fretta e mi posso trattenere, se ci sono domande, soprattutto ben volentieri. E vi devo dire, facciamo un po' un riepilogo, no? Della situazione generale, in maniera molto generale, poi vi dirò qualcosa dei BRICS. E sui canali ho caricato delle immagini che mi sono state inviate un po' di tempo fa da un amico che comunque circolano in rete, riguardo a queste possibili, diciamo, queste possibili banconote, che poi, come vedete, c'è anche il Q-code, quindi si va già tutto sul digitale, queste sono già tutte proprio digitalizzate, diciamo così, non sono monete fiat. C'è il dollaro, lo vedete, no? C'è il dollaro, ci sono i 5 dollari, 10, 20, 20, 15. Insomma, secondo questa fonte, che ricordo, va sempre tutto preso col condizionale, perché finché non ci sono cose ufficiali, insomma, noi si fa anche un po' di intrattenimento in un certo senso. C'è questa fonte che collega questo dollaro al gold standard. Quindi verrebbe poi emesso, queste valute verrebbero poi, insomma, prodotte come si faceva una volta la moneta era in oro, perché c'era una relazione diretta tra il potere di acquisto della moneta che si deteneva, quindi in oro, in argento, con quello che si andava a acquistare. Vabbè, poi questa cosa, come sappiamo, è stata rivista, eliminata nel 71 da Nixon, e lì è successo il grande patatrac. Va bene? Quindi, io oggi, vi chiedo, come al solito, c'è qualcuno che ha delle domande? Quindi parleremo del BRICS, dei BRINX, parleremo, scusate, BRICS, parleremo del Gold Standard. C'è qualcuno che ha domande, ecco, curiosità in relazione a questi argomenti, o posso andare avanti? Sentite? È successo? Ok, mi sentite, vero? Ecco, benissimo. Allora, un attimo che attivo anche Duilio. Luca, buongiorno. Ecco, dicevo, parleremo oggi, nella prima parte, diciamo così, brevemente, dei BRICS e del Gold Standard. C'è qualcuno che ha delle domande a proposito? Le domande sono sempre importanti, no? Io ve l'ho ricordato tante volte, perché è un dibattito, no? Quello che facciamo, perché altrimenti si fa un intervento piatto, che pur seppur interessante, naturalmente non è così vivace. Buongiorno Vito, non è così vivace come quando ci sono domande e risposte. Comunque va bene, se non avete domande andiamo avanti. Allora, brevemente, no? Dunque, fammi chiudere questa pagina qui e fammi aprire. Che cosa sono i BRICS? Beh, i BRICS sono un gruppo di governatori originariamente di 5 paesi, no? Quindi B sta per Brasile, R sta per Russia, I sta per India, C sta per Cina, S finale sta per Sudafrica, che inizialmente hanno deciso di riunirsi, naturalmente per creare un contrappeso a che cosa? Alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale, no? Perché erano, naturalmente, questi erano, sono banche, tra virgolette, di sviluppo occidentale, e loro hanno sentito il bisogno di creare quest'altro organismo per bilanciare di sviluppo, per bilanciare un attimino, diciamo così, il completo controllo, anche dal punto di vista del peso politico,
che il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale avevano in Occidente. D'altronde, fra l'altro, hanno creato una bellissima sede con sede a Shanghai, con Brink's Tower si chiama, che è il quartier generale, molto moderno, molto bello, e quindi insomma sono una realtà. Non bisogna poi però mai dimenticare che questa è comunque un'emanazione finanziaria probabilmente decisa dove? C'è qualcuno che mi può dare un'indicazione? Probabilmente il condizionale è sempre d'obbligo. C'è qualcuno che mi può dare un'indicazione su dove si riuniscono questi governatori, no? Che prima erano tutti lì e poi dopo. Basilea? Bravo, te Diego naturalmente queste cose giustamente le sai, però bisognerebbe che anche gli altri le sapessero. E in effetti, ovviamente Diego ha dato la risposta giusta perché abbiamo parlato tante volte, è stato proprio lui, no? Che mi ha mandato questo, lo sapevo già, ecco, però in linea di massima lui mi ha mandato questo documento molto importante scritto da questo autore che parla della storia della BIS di Basilea. Ecco, la BIS di Basilea è considerata la banca delle banche dove si riuniscono ora una volta ogni 2 mesi tutti i governatori del mondo, inclusi anche quelli che rappresentano la BRICS, sono tutti lì insieme, ogni 2 mesi si riuniscono e quindi è chiaro che hanno deciso ovviamente insieme al board del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, insomma tutte queste sovrastrutture, no? Abbiamo capito che sono tutte cose al di sopra della politica. Non sono decise dai politici le nomine di questi governatori, casomai viceversa. Ecco, quindi hanno deciso di dare un contentino, diciamo così, ecco, per mantenere certi equilibri anche politici a questi 5 paesi e da lì hanno poi costituito questi BRICS. Va bene, poi nel corso degli anni altre nazioni hanno chiesto di entrare nel BRICS, non ve la faccio tanto lunga. In questo momento, come vi ho detto, gli effettivi 5 li abbiamo visti, poi c'è l'Egitto, l'Etiopia, l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti. Hanno chiesto di entrare a far parte di questo gruppo recentemente. Algeria, Bahrain, Bangladesh, Belorussia, come si chiama? Bolivia, Colombia, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Pakistan, Senegal, Thailand, la Thailandia, Venezuela, Vietnam e Yemen. Va bene? Poi ci sono altri paesi che ogni tanto partecipano, vengono invitati, vengono invitati, no? E allora tante volte decidono di presenziare, insomma, perché interessati una cosa e quell'altra, e questi sono Angola, Camerun, Comoros, che sono delle isolette qui vicine alla Tanzania, Congo, Gabon, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Giamaica, Libia, Malesia, Myanmar, Nicaragua, Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Siria, Tunisia, Turchia, Somalia, Uganda e Zimbabwe. Come vedete, ci sono tante nazioni africane. E non è, per forza ci sono tante nazioni africane. E queste nazioni hanno ricevuto nel corso degli anni tanti soldi, no? Tanti finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Buongiorno Claudio. Ecco, e però praticamente tutti questi finanziamenti non sono quasi mai finiti dove dovevano andare a finire a finanziare i vari progetti, ma come molti autori ci hanno spiegato, hanno scritto, questi finanziamenti sono praticamente ritornati alle multinazionali che in un certo senso le avevano richiesti. Quindi questi appalti e queste cose praticamente poi soprattutto per i progetti in Africa o non sono poi mai partiti oppure sono partiti e non sono finiti, non sono quasi mai stati finiti.
Ci sono tanti esempi e io lo vedo, no? Vivo ormai qua in Africa da 3 anni e io capisco come si possono creare queste cose qui, perché qui hanno un estremo bisogno di soldi, perché le banche centrali non possono stampare tanti soldi per ragioni evidenti, perché se no i soldi potrebbero stamparli, però non li stampano. Come mai? Ci dobbiamo chiedere, anche qua in Tanzania c'è una politica molto molto ferrea. Ovviamente non ne possono stampare tanti per non far partire l'inflazione, no? Però ci sono anche altre ragioni di ordine economico, politico, finanziario e anche di controllo, diciamo, va bene, indiretto dei paesi. Quindi i paesi africani l'unica speranza che hanno adesso invece di guardare Occidente è di guardare Oriente. E loro guardano principalmente alla Cina come paese, diciamo così, di riferimento, almeno in certe zone, Tanzania inclusa, e almeno hanno meno fregature. Almeno i cinesi, i sudcoreani vengono qua e i progetti, immagino, anche se con molta fatica, riescono a concludere, diciamo, benino, nella maniera giusta, che recentemente, lo scorso anno, hanno inaugurato un ponte, il Tanzanite Bridge, che è stato fatto principalmente dai sudcoreani. Poi l'accordo che hanno avuto, io questo non lo so, però è venuto bene, è fatto un ottimo progetto. Ecco, quindi da loro, poverini, possono fare poco o nulla, anche perché non hanno il know-how per fare grandi cose e perché sono un po' inconcludenti, diciamo la verità. La mentalità dell'africano non è la mentalità dell'imprenditore, di quello che fa le cose. Loro sono molto indietro in queste cose qui. In Kenya sono un pochino più avanti, in Tanzania sono ancora un pochino più indietro, però ci arriveranno, piano piano ci arriveranno, non so quanti anni ci vorranno, però piano piano il paese sta crescendo 6-7% all'anno, questi i numeri sono questi. Quindi ritorniamo a quello che si diceva prima. Allora, vi ho detto dei BRICS e vi vorrei leggere adesso qualche cosa tratta dal report che io ho fatto, no, sulla storia dell'oro riguardo al gold standard, perché è tutto lì, è tutto una tutto quando si parla di queste Ma cose. scusa, posso chiederti una cosa? Prego, dimmi. BRICS. Ma BRINX o BRICS? Sono due cose diverse? Allora, guardi, Ah, no, prima hai detto BRINX. certo che sono due cose diverse. BRICS, scusate, magari. Allora, i BRICS sono queste cinque nazioni che si sono messe insieme, hanno costituito un gruppo, un accordo, un consorzio praticamente, con l'idea di stampare anche una moneta garantita dall'oro. La tendenza ormai anche nel mercato finanziario, che loro sanno bene che prima o poi scoppierà tutto. Quindi l'unica maniera per prevenire grossi disastri, quello di cercare di comprare più oro possibile anche da parte delle banche centrali per tamponare un possibile grande reset, perché l'unica maniera per la quale ti puoi prevenire e tamponare i problemi è quella di avere un sacco d'oro a garanzia. Con quello si ha, perché Russia e Cina hanno comprato così tanto oro, l'oro si è rincarato ultimamente anche per questo. Prima hanno tenuto il prezzo basso perché loro dovevano comprare, però adesso, come vedete, è andato oltre 70. I BRICS invece sono l'organizzazione di trasporto e di deposito di oro, metalli preziosi e non soltanto, perché all'interno di questi cavò si possono stoccare quadri antichi, cose di valore, di grande valore, si mette come se fosse una grande cassaforte, più grande al mondo. Quindi uno si chiamano BRICS, quegli altri si chiamano BRINX. Uno è scritto BRICS con la CS, l'altro è scritto con la K. Capito qual è la differenza? KS. Il documento che dimmi, facciamo una parentesi. Vinita, ti ho dato la risposta? Sì, grazie. Il documento che ti ho mandato ieri, estremamente riservato, non è del 2022, è del 22 dicembre del 2023.
Questo è un documento che tutti possono scaricare dal loro conto. Parliamo di orologi, no? Quindi diciamo una cosa importante che non abbiamo mai detto, molto importante. Io non lo sapevo che esistesse, l'ho scoperto poco tempo fa. Date pazienza, anch'io vado avanti, come si dice qua, pole pole. Però l'importante è andare avanti con i fondamentali giusti. Non si può correre troppo perché sennò poi si perde di vista i fondamentali. Allora, in questo documento si è emesso dalla BRICS, questa è una fattura sostanzialmente che certifica i depositi di Auvesta nella BRICS. Quindi è un documento ufficiale. Quando uno mi viene a dire ah, questo oro dov'è, non si vede una cosa e quell'altra, non soltanto abbiamo il certificato di deposito che si può scaricare regolarmente il nostro dal sito, ma abbiamo anche questo confronto, questo, se si vuole, questo ulteriore controllo fornito direttamente dalla Brinks. La Brinks è il deposito più importante che hanno, l'azienda più importante che hanno, con la quale lavorano, però ce ne sono altre che ovviamente sono tutte associate, perché sono tutte emanazioni, lo sapete, no? Dal papà o dalla mamma, che sono poi Brinks. Alla Brinks è un'azienda americana che in teoria la devo confrontare. Mi ha detto una delle mie consulenti, amica, cliente, Mariella, e sarebbe anche costituita come banca. Ora questo non ha nessuna rilevanza in questo senso. Ma guardiamo i numeri. Allora, qui ci sono gli stoccaggi dell'azienda tedesca a Francoforte e a Monaco. Lo stoccaggio di Monaco non lo conoscevo, devo essere sincero, ma in effetti è presente. Quindi il nostro oro, a meno che noi non diamo delle disposizioni diverse, può andare in uno di questi magazzini, no? Ora ve li dico tutti. Allora, in Germania c'è quella a Francoforte e quella a Monaco, va bene? Poi passiamo nella pagina successiva, si trova al deposito a Singapore e il deposito in Svizzera, a Zurigo. Poi c'è un ulteriore deposito in Inghilterra, ovviamente nella City di Londra, a Premier Park, per l'esattezza. Ma la cosa che è importante, dice, sì, vabbè, questi depositi, ma quanto metallo c'è? Questo è tutto insieme. Poi ci sono anche i dettagli dell'oro, dell'argento, del platino e del palladio. Per esempio, a Singapore c'è solo oro, mentre in Svizzera, a Zurigo, stoccano oro, argento, platino e palladio, per farvi un esempio. A Londra c'è solo oro, per farvi un esempio, capito? Ecco, quindi dipende. Ma la cosa importante da vedere sono i numeri. E i numeri dicono che lo stoccaggio totale di metalli che Auvesta gestisce per conto terzi è di 154 milioni di dollari. Scusate, 150 milioni di dollari. Ora, non occorre essere dei matematici o dei commercialisti o degli avvocati di grandissimo livello per rendersi conto di con chi abbiamo a che fare. Ora, questo è un documento riservato, ve ne ho parlato, è a disposizione per i clienti o per amici, però è un documento che non vi voglio mandare, non vi posso mandare, non lo voglio postare, è un documento comunque riservato e non lo posso postare. Se chi è interessato me lo chiede, le domande e si analizza insieme. Avete domande a questo proposito? Posso andare avanti? Allora, se non avete domande, vi leggo qualche cosina proprio tratto che ho scritto io. Io sono una cosa fatta in questo momento, sono andato sul mio PDF, no? Che ho scaricato della storia dell'oro e sapete, in alto c'è la possibilità di fare ricerca. È importante fare capire queste cose qui, perché quando si deve fare ricerca, io per esempio, quando io adesso studio su una certa cosa, no? Quando io mi scarico i libri che io mi scarico, cioè non ho fottio, non ho tempo di leggerli tutti. Allora cosa faccio?
io ho 4-5 parole chiave e ricerco queste parole. Tante volte il PDF è bloccato, ci hanno messo una security e non si può fare ricerca, non si può ricercare niente, non si può copiare niente, non si può fare niente. E vabbè, in quel caso si può fare nulla. Poi guardo l'indice magari e poi vado a vedere gli argomenti che mi interessano. Se no, in linea di massima, su PDF normale, salvato normalmente, si va in alto. In questo caso io cosa ho fatto? Ho aperto il PDF e ho scritto standard, riferendomi al gold standard. E poi ovviamente automaticamente sulla sinistra ti compaiono tutte le pagine dove compare questa parola. Io ho la 7, la 11, la 18, 21. In questo caso mi aiuta molto, no? Nel fare questa ricerca, perché io so che devo parlare con il gold standard e immediatamente mi trovo, no? Quei punti in cui si parla del gold standard. Ecco, io non vi voglio tediare perché questo è un documento che potete leggere tutti, però siccome l'ho scritto 3 anni fa ormai questo documento qui, l'ho rivisto recentemente, però nella struttura l'ho scritto quasi più di 3 anni fa, perché poi ho postato successivamente, ho iniziato a lavorarci quando Walter Manka mi ha segnalato il libro di Ferdinand Lipse che costituisce proprio la struttura di base, no? Come informazione, perché lo 70-80% viene da quel libro lì. Io l'ho tradotto e ve l'ho messo a disposizione, perché ovviamente era in inglese. Ferdinand Lipse è stato parla anche di lui, eh? Anzi, guardate, prima di fare questo posso parlarvi anche di Ferdinand Lipse. Vediamo un pochino se lo trovo. Ecco, con la S, vediamo se lo trovo, se ne parla subito. Come lo menziono tante volte, la Ferdinand Lipse, importante, no? Anche capire la fonte di queste informazioni. Questo è tratto dal sito che hanno su internet adesso, è la figlia che si occupa, insomma, diciamo così, di tutto il lavoro, della storia del padre, eccetera. È uno dei banchieri svizzeri più conosciuti, è stato uno degli esperti del mercato dell'oro più rispettati al mondo. È nato a Schlieren, vicino a Zurigo, nel 1931 ed è morto improvvisamente nel settembre del 2005. La sua carriera è estremamente varia e spiega perché Ferdinand Lippe ha raggiunto una così grande notorietà. Dopo la scuola di economia a Zurigo, ha inizialmente completato la sua formazione presso la Volksbank all'età di 22 anni, si è trasferito alla JP Morgan Bank a Parigi, poi alla Dominion Bank a Toronto, all'età di 28 anni, torna a Zurigo dove lavora prima presso, sono questi nomi tedeschi, non li so leggere, abbiate pazienza, un'altra banca, e poi la banca Julius Baer. Nel 1968 è stato uno dei cofondatori della banca Rothschild di Zurigo. In qualità di direttore della banca Rothschild, sviluppò il commercio dell'oro per esclusivi clienti privati. Ha inoltre cofondato l'Associazione Svizzera per l'analisi finanziaria e ne è stato il primo vicepresidente. Nel 1987 ha aperto il primo istituto finanziario a Zurigo, la Bank Lips. Poi Private Bank Belier, Be, 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 Belierieff nel 1994 è entrato nel settore dell'estrazione dell'oro nel Sudafrica, quindi è stato anche proprietario di una miniera. Nel 1998 Lips ha venduto il suo istituto alla banca cantonale del Grigione. Nel 2003 ha gestito un fondo di investimenti in oro. Ferdinand Lips ha raggiunto la fama internazionale con il libro Gold Awards, pubblicato per la prima volta in inglese nel 2001. Nel 2003 è stato pubblicato in traduzione in tedesco con il titolo La cospirazione dell'oro e presto è diventato un bestseller nel segmento dei libri economici. Data la situazione attuale, questo argomento non ha perso nulla della sua esplosività. Punto. Mi sono fermato. Comunque, importante ovviamente la collaborazione con i Rothschild, no? Perché a un certo punto Rothschild, chiamate, non mi vedete, le informazioni principali non ce le ha nemmeno potuto scrivere in questo libro, Lips, è evidente.
Però è stato più che chiaro il fatto, non vi sto adesso a tediare tutte queste cose che ho scritto, che senza il ritorno del Gold Standard saremo sempre una piccola nave che naviga, no? In mare senza una destinazione quando il mare è mosso e agitato, per non dire che c'è una tempesta. Ecco, si potrebbe fare questo paragone qua. Quindi non ci sarà mai un momento di tranquillità, l'unico momento di tranquillità che è menzionato tante volte qua, ve lo leggo, questo ve lo voglio leggere. Questo ve lo voglio leggere, mi sembra che sia in questa zona qui, non so se lo trovo. Allora, il dottor Frank Pix sottolinea, scritto comunque nel suo libro, durante il suo periodo di massimo splendore nel XVIII secolo, il puro gold standard ha costituito la base per il periodo di maggior successo di sviluppo industriale e finanziario del mondo occidentale. Durò fino al 1914. Tra parentesi scrivo: con la creazione della Fed cambiò tutto. Per conoscere la vera storia, ti suggerisco di leggere il libro The Secrets of the Federal Reserve, I segreti della Banca Federale, scritto da Eustace Mullins e scaricabile gratuitamente su Google, di cui ho parlato io, quindi 14 anni fa, 12 anni fa, credo per la prima volta, su Accademia della Libertà. Io ho letto tutto questo libro qui, ho letto tutti i libri di Eustace Mullins. Ed è curioso, parentesi, scritto anche nella trilogia, che Eustace Mullins sostiene che l'oro utilizzato per la fondazione della Federal Reserve non era oro dei banchieri, cioè di coloro di questi 12 banchieri, ora se volete, tanto sono tutte cose importanti, non erano un programma, però se ne può parlare. Di questi banchieri, di queste banche, ora poi le vediamo brevemente, dovrebbero aver messo soldi, no? Per costituire questa benedetta Federal Reserve. Io sono un banchiere e mi metto d'accordo con altri banchieri, ognuno mette una piccola parte in percentuale alle quote che può comprare e diventa un azionista di minoranza, però diventa un fondatore della banca, o della banca più importante del mondo, Federal Reserve. Dollaro, va bene? No, 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 lui ci spiega che questi soldi sono i soldi che sono stati sequestrati, che erano già depositati in queste banche. Io poi spiego anche dove, nei miei interventi, allo zar di Russia. Perché non dimentichiamoci che pochi anni prima ci fu la rivoluzione russa con l'esproprio del più grande patrimonio presente al mondo. All'epoca lo zar, quegli anni lì, lo zar era l'uomo più ricco al mondo, in senso assoluto, come asse. E aveva pensato, lui poverino, ingenuamente, che il posto più sicuro dove stoccare il proprio oro era in America, in parte in America, in parte a Londra. No? Ecco, avete visto quello che è successo? Hanno fatto la rivoluzione, l'hanno fatto fuori. La versione ufficiale dice che è stato fucilato, no? Con tutta la famiglia. Io invece credo che non sia stato fucilato, perché ho anche altre fonti, altre cose. Poi anche lo stesso Eustace Mullins dice che essere stato in contatto diretto per tanti anni con Alexandra, che era la figlia che doveva essere morta a Russia, insomma, quando li fecero fuori, e invece sposò un personaggio della CIA americano, secondo Eustace Mullins. Vedete come le cose, non si sa mai quello che ci racconta. Quindi, grazie a questo esproprio che si sono ritrovati lì, no? Grazie a Shift che finanziò tutta questa operazione, che si sono proprio ritrovati lì a disposizione, hanno detto: adesso che cosa ci si fa con questi soldi, con quest'oro? Perché non ci si costituisce la Federal Reserve? E così è nato il dollaro. Con l'oro dello zar. Quindi gli americani, quando parlano male dei russi, dovrebbero
veramente e conoscerle queste cose qui e fare a meno di no, creare un embrione. Però ringraziarti. Una cosa simile è successa con l'oro dell'India, perché il gruppo Rocha sembra, questa è un'altra fonte, si chiama David Whitmiller, spiegata nella teologia. A un certo punto avevano bisogno di far partire l'azienda intorno al 1800 ad alto livello, i Rothschild o Rothschild, come li volete chiamare, il gruppo famoso, quello lì. Andarono in India, chiesero un'enorme quantità di oro, gli fu dato a fronte di garanzia, di garanzia, cioè detto garanzia a fronte di garanzia, quindi queste cedole di garanzia terra, ne esistono ancora qualche parte. Però il debito non è mai stato pagato, cioè è stato rubato anche quest'oro qui, forse anche per questo per cui l'Iran è un paese canaglia. Me lo chiedo, non lo so. Tutte cose giusto per farci riflettere. Allora, le banche che hanno costituite, secondo Mel Stampler, che ha scritto uno dei libri più famosi, ho letto due volte, ogni volta che leggo libri scopro cose diverse, no? Perché magari l'ho letto 7-8 anni fa, che poi tanti non ho avuto tempo di leggerli, perché quando in America non avevo neanche tempo di andare in bagno. Però diciamo, l'ho scaricato, li ho letti, eccetera. Va bene. Questo si chiama Fruit of the Poison Tree, frutti dell'albero velenoso. A pagina 82, nel 2008, scrive: la proprietà delle 12 banche, scusate, la proprietà delle 12 banche centrali, un segreto ben custodito, è stato svelato. Sono tutti membri del Council on Foreign Relations, della Commissione Trilaterale, o dei loro omologhi europei, i Bilderberg. Sono la Banca Rothschild di Londra, la Banca Warburg di Amburgo, la Banca Rothschild di Berlino, Lehman Brothers di New York, fratelli Lazard di Parigi, la banca Kuhn Leib di New York, questa sarebbe la banca di Schiff, la Israel Moses Self d'Italia, ora poi vi dico qualcosa su questa banca, la Goldman Sachs di New York, la banca d'Amburgo di Amsterdam, la Chase Manhattan Bank, la Chase Manhattan, qui si chiamava Chase Manhattan, di New York. Questi banchieri sono collegati alle case bancarie londinesi che in ultima analisi controllano la banca centrale della Federal Reserve. Quando l'Inghilterra perse la guerra d'indipendenza con l'America, pianificò di controllarci attraverso il nostro sistema bancario, la stampa della nostra moneta e del nostro debito. Le persone elencate di seguito possedevano banche che, a loro volta, possedevano azioni della Federal Reserve, hanno trasmesso incestuosamente questa eredità alle loro progenie, quindi i nomi rimangono gli stessi con poche deviazioni. Le banche e gli individui elencati hanno un controllo significativo sulla Fed di New York, che controlla tutti gli altri 11 distretti della Fed. Qui ci sono anche tutti i nomi, ora non vi sto a leggere, sono sul report. Se li volete leggere, vi dico solo questo in chiusura. Si stima che nel 1933 questi individui rappresentassero un quinto dell'intera ricchezza mondiale. Potete immaginare quali siano oggi i loro patrimoni, dopo quasi 70 anni di drenaggio della ricchezza da questa nazione e dalle generazioni future. Le famiglie che controllano la Fed sono i creatori e membri del Council of Foreign Relations. Hanno reclutato alcuni soldati tra noi per prendere il sopravvento e li hanno ricompensati generosamente per quel tradimento. Io ho fatto nella trilogia anche uno studio simbolico sul simbolo, no, della Federal Reserve, e ho dimostrato in maniera abbastanza evidente che seppur si parla di banche anche ebree, il simbolo della Federal Reserve rappresenta Roma e soltanto Roma. Perché sui simboli, ricordiamoci, non ci sono mai trucchi, eh.
non ci possono essere mai trucchi. Non è impensabile che il simbolo, il logo di una banca come questa della Federal Reserve, della Banca Centrale Europea, un'altra banca della BIS, quella che volete, se ci sono rappresentate soprattutto delle come in questo caso c'è l'Aquila, no? Cioè, fatto in una certa maniera, con le foglie di alloro, quella è Roma, eh? E l'Aquila, uno dei significati dell'Aquila è anche il sole. Capito? A livello esoterico iniziatico, l'Aquila rappresenta anche il grande occhio, ecco perché c'è l'occhio di Horus, eh? L'occhio di Horus. Quindi vedete come sono sempre complesse le cose. Io in questo elenco, non voglio dimenticarvi di dirvi questa cosa, magari qualcuno la sa, leggo che nell'elenco c'è la Israel Moses Self d'Italia. Io ho fatto un po' di ricerca su questa banca, io in Italia naturalmente non ho mai sentito parlare. E anche voi credo non abbia sentito parlare. Ho fatto una ricerca anche abbastanza estesa su internet. Io questa banca qui non ho, o è diventata poi la banca commerciale, che inizialmente si chiamava in quella maniera lì. Se qualcuno ha informazioni, non sono riuscito a capire che fine abbia fatto questo gruppo, questa banca qua. Le altre invece sono tutte piuttosto famose. Ecco, benissimo. Abbiamo letto anche questa cosa qui. Quindi i Brinks stanno cercando, e io li faccio i migliori auguri possibili, di ritornare al gold standard, perché loro sanno bene che è l'unica via possibile. Un'altra cosa che vi voglio leggere è questa qui. Questa ve la leggo, eh? Poi magari si chiude oggi, abbiamo già fatto un po'. Allora, a un certo punto io a pagina 11, no? Del caso A e del caso B. Cosa sono il caso A? Il caso A, facciamo un esempio, abbiamo 100.000 euro investiti in immobili, BOT, CCT, quotazionari, Bitcoin, quello che vuoi tu. E il caso B, abbiamo gli stessi 100.000 euro investiti in oro nelle nostre cassette di sicurezza depositati in un caveau. Cosa accade in caso di crisi grave? Accade che in poche ore il mercato può perdere fino al 50%, è successo nel 2008. Quindi nel caso A i 100.000 euro diventeranno 50.000. Cosa accade nel caso B? L'oro, dopo il momento di incertezza nel breve periodo, recupera acquistando valore. Qualsiasi cosa possa accadere, alla fine della crisi l'oro non solo avrà mantenuto il suo valore e il potere di acquisto, ma avrà guadagnato e, cosa molto importante, avrà protetto il patrimonio dalla tassa invisibile, l'inflazione. Gli esperti dicono che entro il 2024, quindi adesso, andrà oltre 70.000 e io sono d'accordo. Avverrà prima o dopo il grande reset? Questo non si sa. Il valore dell'oro dovrebbe aumentare anche con l'introduzione della moneta digitale collegata al microchip sottocutaneo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo aver ottenuto questo obiettivo, prevedo che ritorneranno al gold standard, che, come vedremo successivamente, è l'unica soluzione possibile per dare stabilità ai mercati finanziari. E chi avrà oro ne trarrà sicuramente vantaggio, non solo perché aumenterà di valore, ma perché sarà al sicuro, stoccato in un caveau, in questo caso in quale azienda tedesca, che nessuno te lo potrà toccare per le ragioni dell'FF, che io chiamo in maniera molto così, FF, lì non c'entra nessuno, questo è sicuro. Ora ci sto studiando, poi arriverò a spiegarvi anche perché lì non ci può entrare nessuno. Ci sono già riuscito in parte. Contrariamente alla moneta fiat, sulla quale la Banca Centrale Europea ha il proprio copyright, che li riconosce piena proprietà giuridica. Quindi i soldi non sono nostri, li utilizziamo, ma c'è il copyright sopra, appartengono ad altri. In conclusione, i soldi che hai te li sei guadagnati, ci hai pagato le tasse, ma non sono tuoi. Questo è un concetto che devi capire bene bene, perché possono riprenderseli in qualsiasi momento. È quello che poi io chiamo, lo devo anche aggiungere in questo report, la grande magia, cioè la conversione della moneta fiat in oro. Domande? Se no, oggi possiamo chiudere anche qua. Ah, volevo ricordarvi in chiusura della promozione, no? In questo momento c'è la promozione che
che è una questione interessante, perché io ho fatto un po' di calcoli, su un investimento di 27.000 regalano 540 euro di argento, e su un investimento di 50 ne regalano 1.000, insomma. Non è che questo l'hanno fatto grazie al fatto che sì, ci sono gli europei di calcio, e quindi hanno preso l'occasione, hanno fatto bene, no? Fare queste iniziative sono sempre benvenute, perché sono parte integrante del marketing, dell'orientamento al mercato, cioè la domanda va anche sollecitata in un certo senso. Dare una piccola promozione è sempre una cosa giusta in questa direzione qui da fare. Quindi io soprattutto, questa è una promozione che vale sia per i nuovi clienti che per i vecchi clienti, però ricordo che non c'è nessun obbligo di fare un investimento subito di 27.000 euro. Io non sono abbastanza contrario a piani di accumulo, perché poi pagate di più l'oro, poi cominciate a dire costa troppo di qui e di là. È inutile mantenere quindi dei soldi in banca che non fanno niente, è meglio investirli in oro. Quindi in questo momento qui dovremmo stare tutti tranquilli, però allo stesso tempo essere consapevoli che la cosa peggiore che possiamo fare è tenere soldi lì senza fare niente. Questo si ritorna al discorso dell'azione, no? E del piano B e della diversificazione, di cui ormai dovremmo essere tutti convinti. Esiste però, sono a disposizione anche il piano S, e magari in particolare il piano M, perché hanno chiamato questi programmi con le nuove taglie, Massimo, no? vi devo Dimmi. salutare. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vi devo salutare. Ciao. Ciao, ciao, Vinita, ci sentiamo. Ciao. S, M, L e XL come le taglie, no? Quando andiamo a comprare i vestiti. Quindi, se qualcuno è interessato a fare anche un piccolo piano di investimento, ne possiamo sicuramente parlare. La cosa importante è che, per esempio, anche quando uno deve fare un L, uno non è obbligato a investire 27. Con il 27 riscatta completamente il bonus, cioè recupera i 1.200 di apertura conto, poi deve mettere anche altri 200 di acquisto metallico, quindi il totale è 1.400. Uno può investire anche 5.000, apre una L12, in prospettiva poi sa che oggi ci può mettere 5.000, vede come se è contento, come è contento, poi magari ce ne mette altri, oppure 6.000, poi ce ne mette altri 6. Arriva a 12 e comincia a recuperare i primi 600, perché con la L12, quando te inizi da 12, quindi non occorre iniziare da 26, basta iniziare con versamento da 12 più i 1.400, 15, quindi 13.400, e si comincia subito a recuperare i primi 600 dollari. Nel momento poi in cui si arriva a ulteriori 27 dollari, si recupera 27.000 euro, scusate, e comincia a recuperare tutto. Qual è la soglia limite? La soglia in questo caso importante? La soglia importante sono i fatidici 20.000 euro, perché con quella cifra lì investita in un metallo soltanto, e adesso andiamo sull'oro, perché lo spread sull'argento è troppo alto, a mio avviso. E vi dico le cose come sono. L'ho scoperto cammin facendo, però puntiamo d'ora in poi, punteremo sull'oro. Poi se le condizioni sull'argento cambiano e mi vanno bene, ne ripariamo. Va bene? Puntiamo sull'oro. Lo spread è decente, è uno spread comunque ottimo, si acquista comunque molto bene questa azienda, e quindi va bene così. L'importante è arrivare ai 20, perché con la 20, con il momento in cui si arriva ai 20.000 euro di deposito, scatta la possibilità di attivare quello che ho chiamato il software di valorizzazione metallo, o Switch Pilot. Per chi non ce l'avesse ancora, io ho presentato tutti questi aspetti che vi dico adesso, no? In un documento che è a disposizione gratuitamente. Chiaro, io do tutto gratis, gratuitamente, per chi vuole saperne di più. Poi naturalmente bisogna sentirci, perché purtroppo io mando i documenti, non ho tantissimi, le persone poi non li leggono,
io li risento e mi rendo conto che non ho letto due mesi. Quindi, vabbè, ve lo rispiegherò. Ognuno però bisogna che legga, che si documenti, che faccia tutte le ricerche possibili, immaginabili, per scegliere poi l'azienda, giusta, l'azienda che fa per lui. Quindi, concludendo questo discorso, c'è un'enorme flessibilità in questo senso, non c'è nessun tipo di obbligo. I clienti, anche questa promozione è valida sia per clienti nuovi, ma anche per clienti vecchi. Se c'è qualcuno che ascolta questo intervento, insomma, deve capire che ieri l'altro una cliente ha comprato 10.000 di oro, insomma, si è presa 100 euro di argento. Insomma, sempre un qualche cosa. Non tutte le aziende lo fanno. Va bene? Ricordo che questa azienda qua in Germania ha anche la grande possibilità di riaccreditarvi l'oro che avete acquistato senza praticamente al fixing di Londra, cosiddetto fixing di Londra, quindi senza fin nascoste, sostanza un pochino meno del fixing di Londra. Voglio essere chiaro, non vi aspettate proprio, anche perché c'è un'oscillazione. Se voi guardate il prezzo dell'oro oggi a Londra e poi lo stesso giorno lo guardate alla stessa ora a Singapore, voi vedete che è già un prezzo diverso. Perché il prezzo dell'oro, come sapete, varia secondo per secondo. Anche se viene deciso alle 10, 11 di mattina, alle 3 del pomeriggio, per qualche ragione probabilmente di computer varia, non è mai quel prezzo. Va bene? Ecco, quindi dovete, per coloro soprattutto che non hanno ancora fatto niente, considerare che in questo momento c'è questa doppia possibilità, e soprattutto per i clienti nuovi. E adesso vi dico il grande vantaggio in questo momento è che con l'introduzione di quello che loro hanno chiamato Switch Pilot, praticamente non possiamo ancora, io non posso garantire niente, ma praticamente il deposito non si paga più. Non pagherete più il deposito che è lo 0,6, 0,6% per la L12 e lo 0,05% per la XL24. Va bene? Quindi c'è questo, in questo senso devo dire, poi oltre a questo ci sarà anche un altro bel contentino di extra grammatura, però finché io non vedo i numeri per me e per voi, il condizionale è sempre d'obbligo. Questo sia chiaro, perché io ci metto la faccia e la parola finché sono sicuro al 100% di questo, se no bisogna usare il condizionale. E nella finanza e nella moneta, in queste cose qui, vi dovrebbero tutti usare il condizionale. Se c'è una persona che vi parla di storia, che vi parla di finanza, che vi parla di economia, che vi parla di tutte queste cose, di tutte queste scienze, tra virgolette, e ve le vende al presente, dovete sempre dubitare, perché non è un professionista onesto. E ci sono troppe persone in giro che vi vendono sono i venditori, venditore, venditore non guarda tanto, venditore, io non sono venditore, sono mai stato un venditore e non lo voglio essere, però vedo la differenza, la sola differenza, perché gli ho fatto io i corsi di formazione a un certo periodo ai venditori dell'agenzia e alle persone che lavoravano con me. Quindi la differenza la vedono? Ecco, in realtà un attimino tutti più attenti. Io mi sono presentato dall'inizio come consulente e continuerò a presentarmi come consulente. Per rafforzare questa mia impostazione di base, recentemente ho deciso di inserire, diciamo così, in alternativa, di collaborare, e sono molto contento della scelta, con un'altra azienda italiana, ma con sede, diciamo, ufficialmente in Svizzera, con capo in Svizzera, che si chiama Elior. Bene? La scorsa settimana Claudia ha presentato l'azienda, quindi se qualcuno magari vuole delle informazioni va sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri, trova l'intervento di Claudia dove spiega l'azienda. Rinterverranno lei o uno dei direttori commerciali successivamente, perché bisogna dare
continuità, no, a questa cosa. E la cosa per la quale l'ho scelta è una ragione molto semplice, perché è l'unica azienda italiana della quale mi fido. Preciso, sono due. Una è la Z Metalli, che è un'azienda italiana e che però non ci può stoccare l'oro, quindi uno l'oro se lo deve andare a prendere, se lo porta a casa, con tutti i rischi che questo comporta. E quindi questa soddisfa le esigenze dal mio punto di vista soltanto in parte, con la quale sono ancora in contatto e spero, se tutto va bene e Dio ci assiste, tra poco riuscirò anche forse a portargli dell'oro a questa azienda dalla Tanzania. Mettiamo anche lì tutto condizionale, perché qui è sempre molto difficile organizzare queste cose. Va bene? Però soddisfa questa esigenza fino a un certo punto, perché poi bisogna prendere quest'oro qui, portarlo in Svizzera, e questa è naturalmente una complicazione. Va bene? Benissimo. Allora, cosa ho detto? Siccome ho scoperto questa azienda con questa signorina, che è una bravissima venditrice, mi piacerebbe lavorasse con me. È andata a lavorare con loro, benissimo, non ci sono, c'è nessun tipo di problema. Come vedete, le possibilità quando ci si trovano, anche dal punto di vista della presentazione, anche posso dire di una certa onestà e correttezza, si può sempre collaborare insieme, cosa molto difficile a fare in Italia. Ho scelto, ho selezionato questa azienda prima di tutto perché è gestita da persone che sanno quello che fanno. Sapere quello che si fa in un'azienda non significa che l'azienda poi diciamo, esce sul mercato in maniera perfetta, perché la perfezione non esiste. Posso dirvi che l'unica azienda veramente orientata al mercato che io abbia mai conosciuto è stata la mia, perché io senti, non ho guardato in faccia niente a nessuno. Io, in due parole, il mio cliente veniva da noi per fare un certo tipo di programma e io gli ho disegnato, l'ho fatto un contratto sia in Italia che in America, full satisfaction o money back. Gli ho detto: guarda, te inizi questa cosa qui. Noi si cercherà di fare il possibile per farti ottenere i risultati che devi ottenere. In qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, non sei contento, me lo dici, io ti restituisco quello che ti devo restituire. E amici come prima. Io in Italia, quindi in Italia, ho 82, aspetta, 82, ho 8, quasi 10 anni di lavoro, che poi lasciamo perdere Lucca, parliamo di Firenze, perché questo c'era solo a Firenze. In 10 anni di lavoro avrò avuto 4-5 persone che hanno dovuto sospendere, o perché si sono trasferite in una città lontana, o perché sono insorti problemi di salute. Anzi, problemi di salute, in linea massima, quando iniziavano il programma, che era anche un programma di disintossicazione e di purificazione del sangue, anche se queste cose la medicina le sa, ma se le scordate, perché attraverso la sudorazione uno butta fuori tutti i veleni, no? Che mangiamo, purtroppo, e respiriamo giornalmente. Quindi uno migliorava lo stato di salute. Quindi se uno aveva il diabete, era insulino dipendente, doveva ridurre drasticamente l'insulina, i trigliceridi sparivano, il colesterolo lo stesso. Una magia, un'altra magia. Ecco, l'unica azienda che era un attimino orientata in quella direzione è stata quella lì, perché l'ho fatta io. In effetti abbiamo avuto certo successo, devo dire, in Italia, a Firenze, e poi dopo, grazie anche a questo, poi sono andato in America. In America ho rimpostato esattamente le stesse cose, infatti non abbiamo avuto nessun tipo di problema nemmeno lì, perché sai, lì non ci vuole nulla a che uno ti faccia una causa. In America non ci vuole nulla, uno ti entra, scivola in terra, era bagnato, se te non ci metti il triangolo che dice wet, uno ti fa causa. Essere consapevoli di queste cose qui. Quindi anche grazie all'esperienza in Italia sono andato lì e almeno da quel punto di vista lì con i clienti io non ho avuto nessun tipo di problema. Va bene? Ma ritorniamo a quello che dicevo. Le aziende perfette non esistono. Questa è sicuramente un'azienda emergente che mi piace come impostazione di base e soprattutto è stata selezionata per coloro che vogliono comprare
l'oro, no? Il lingottino dell'oro da 100, 250, 500, un chilo, e stoccarlo sostanzialmente in Svizzera, quindi in un posto sicuro, ma vicino a casa. E in qualsiasi momento può andare a visitare l'azienda, a ricomprare qualcosa, se vuole, c'è anche lì la possibilità di rivenderlo e farsi riaccreditare i soldi. Grosso modo, le condizioni sono le stesse, grosso modo, perché poi è un'azienda che è nel mercato da tanti anni, avete visto il patrimonio che ha, quindi c'è tutta una situazione finanziaria di maggiore fluidità, diciamo così, questa è un'azienda nuova e anche loro hanno comunque un programma di espansione a livello internazionale. Personalmente mi fa piacere vedere che persone italiane, hanno questa visione di lanciare l'azienda a livello internazionale. Fantastico. Già questo mi dà la sensazione che in qualsiasi momento io posso parlare con loro e ci capiamo al volo di quello che si deve fare. Con altre aziende italiane non succede. Non posso collaborare con nessuna, a parte l'azienda metallica, con nessuna. Quindi anche loro hanno piani di accumulo, molto competitivi. Tutto sommato, perché ragazzi, il lavoro va pagato, il lavoro va pagato, il lavoro professionale va remunerato, non c'è niente da fare. Quello che conta è lo stato di salute dell'azienda, è la credibilità, è l'onestà anche, diciamo, della gente, no? Del broker al quale vi affidate. State attenti. Perché ci sono, la maggior parte sono furbacchioni, non vi dicono mai tutta la verità. E questa è una cosa che io detesto e che non deve succedere. Se succede, succede per un malinteso, per un incidente, succede per una cosa che io magari, io non posso sapere anch'io tutto, no? Diciamo. E quindi io in definitiva sono nuovo di questo mercato, perché io sono sempre stato interessato, ma ho cominciato a studiare loro 4-5 anni fa, facendo il lavoro della trilogia. Mi sono accorto che c'era l'ennesima bolla finanziaria, di lì è partito tutto. E ho individuato come persone di marketing la potenzialità, quindi il bisogno da parte delle persone, no? Che poi in futuro avrebbero avuto necessità di investire in oro, convertendo la moneta fiat in oro. Ed infatti lo scorso anno sono arrivato al numero 6 nel mondo con questa. Ci sono arrivato per culo? Da riflettere su queste cose. No, ci sono arrivato perché mi sono fatto il culo. E di questi 150 milioni che vi ho letto prima nei BRICS, lo 0,7%, no, di più, l'1% è mio. È mio, è mia produzione, anzi più dell'1%. Quindi dovete sempre stare molto attenti al consulente al quale vi affidate. Spulciatelo in tutto e per tutto. Claudia è a disposizione per coloro che sono gli amanti proprio dell'oro fisico e che vivono nella zona di Milano, non ci vuole niente, poi fare un salto in Svizzera. È l'azienda che io, il dottor Max, vi raccomanda, non ce ne sono altre. In questo momento, che vi può dare il servizio completo. Se poi volete comprare il lingottino, informatevi, chiamate la Z Metalli, chiedete quando è tutto su internet, no? Poi chiamate Claudia e fate il confronto e compratelo dove vi torna più comodo. E poi magari me lo fate anche sapere. Anzi, devo fare un altro annuncio. Ci sono persone che ogni tanto mi chiamano, due cose mi dicono, persone che mi chiamano perché siamo già al 29, persone che mi chiamano e che mi parlano di brutte esperienze che hanno con altre aziende. Ecco, queste persone qui, io siccome lavoro come consulente, non voglio parlare male di niente, di nessuno, però per informazione mia personale, io sono disposto anche a fargli delle condizioni particolari, consulenza, sapete, gratis. Però si può collaborare in tante maniere, diciamo, per capirci, perché io
voglio continuare il lavoro sulla concorrenza per capire bene bene il mercato nel quale poi io devo operare, cosa che tutte le altre aziende non fanno. Perché l'agente o il broker, chiamato partner, chiamato come volete, che lavora per un'azienda, lui conosce tutto di quell'azienda, ma non sa niente della concorrenza, a meno che non venga da un'altra azienda. Quindi cosa fa in quel caso? Conosce l'azienda in cui ha lavorato prima e l'azienda in cui lavora dopo, senza conoscere nessuna delle altre. È questo qui la maniera di operare in termini di marketing strategico? No, no. Assolutamente no, perché un agente serio, responsabile, che ti vuol dare dei pareri onesti, deve conoscere tutte le aziende principali del mercato. Le deve studiare, le deve conoscere, come sto facendo io. L'altra cosa che vi volevo dire è che a partire, ci sto ancora studiando, ci sto ancora studiando, voglio fare anche una cosa abbastanza curiosa. Quella di offrire io personalmente, sapete che ogni tanto, no? Io offro parte delle mie provvisioni, non è un segreto, è evidente, no? Che io ho delle provvisioni dall'azienda tedesca, parte delle mie provvisioni finalizzate a certi obiettivi, no? Allora, in questo caso, siccome c'è anche il campionato europeo, sarebbe buffo, diciamo, sto pensando a fare una delle mie offerte, delle solite offerte, finalizzate da un lato a luglio, perché questa è una promozione che comunque deve finire a luglio, perché poi agosto la gente tanto va in vacanza, non si farà più niente, non mi interessa, non mi interessa. Ci sono molte persone che mi contattano, interessate, vecchi clienti che devono aprire ancora nuove tali, quindi voglio dare un incentivo a tutti. Va bene? Ecco, dal 1° di luglio, anzi forse ci sto pensando, comunque ci sarà una promozione in corso che potrebbe anche essere collegata alla vittoria dell'Italia nel campionato europeo. Se l'Italia rivince l'europeo un'altra volta, cosa più difficile che rara, quindi rischio poco, ci sarà anche un ulteriore bonus per questo. Ma queste cose io le faccio anche, come vedete, per prendere le cose anche un po', essere seri, ma tante volte bisogna anche un po' prendere le cose, diciamo, con gioia, con divertimento, proprio per possibile, posso dire, cambiare, no, da uno stato, che evidentemente è quello professionale, serio, nel quale si deve fare le cose in una certa maniera, anche a uno stato un pochino più, diciamo così, di intrattenimento puro. Va bene? Ne parliamo nel prossimo intervento e chi ovviamente vuole contattare, per esempio, Claudia me lo fa sapere, non c'è nessuno, prima magari parla con me e poi dopo, se ha bisogno, vuole, desiderio di comprare oro. Anche con Ovesta si compra oro, però è stoccato là, bisogna andarlo là a prendere, quindi c'è questa comodità che la Svizzera è più vicina, è evidente, no? Ecco, sicuramente un'azienda che mi piace, quindi un'azienda che diciamo raccomando con grande piacere. Benissimo, avete domande in chiusura? Claudio, mi fa piacere che tu ci sia. Tutto bene? Hai per caso niente da chiedermi anche extra? Puoi fare se hai notizie, dammele pure, tanto qui siamo in un gruppo di 5 amici per il discorso che si era fatto. Hai nessuna novità? Non ti voglio disturbare, eh? No, Claudio non mi sente in questo momento. Ma niente, io ricordo gli appuntamenti. Abbiamo avuto un problema di connessione mercoledì, ho fatto un intervento sulla rana libera. Praticamente abbiamo fatto come se avessimo fatto la prima parte di Martin Lutero. Lunedì prossimo concludiamo la. Sì, dimmi. Ciao. Ciao. Ciao, scusami se vi sto ascoltando e sto correndo. No, Quindi scusa. vabbè, ci risentiamo poi più avanti, dai. Tranquillo. Ciao, buona Bene, giornata a tutti. altrettanto, altrettanto. Ecco, dicevo, la seconda parte sarà finita lunedì. Adesso andiamo in onda a
alle 9 perché diciamo che Flavio ha deciso che è l'ora migliore perché poi le persone sono a cena, una cosa e quell'altra, e quindi andiamo, voglio controllare una cosa al volo. Lunedì c'è, vediamo un pochino, eccole qua, ci sono le partite, a quell'ora lì ci sono le partite, quindi lunedì ci sono le partite della Francia alle 7, quindi non è conflitto, del Portogallo alle 22, però alle 22, alle 21, che per me sono le 22, però in questo caso il Portogallo, insomma, Portogallo-Slovenia, e quindi andremo sicuramente in onda a quell'ora lì. Rivediamo per bene tutto il discorso di Martin Lutero, del protestantesimo, è stata una grandissima rivoluzione all'interno del Vaticano, un grande casino è successo e poi ci sono stati i gesuiti che sono venuti fuori, il Concilio di Trento, dove hanno probabilmente riscritto tutta la storia. Scaligero ha riscritto tutta la storia, ma non ve la dice mai nessuno queste cose qui. Le ho scoperte io in un libro che ho letto un po' di tempo fa. Probabilmente è veritiera, perché poi vi dico le cose non vere ma veritiere. Benissimo, io poi il prossimo, naturalmente, successivamente ci sarà un intervento molto importante il mercoledì perché andiamo su Expat, quindi mi concede il suo gruppo Flavio, dove parlerò dei punti più importanti, no? Di nuovo della Tanzania, del venire qua, di come si vive, i punti, diciamo, le punti di forza e i punti di debolezza di questo paese. Quindi anche per coloro che sono magari interessati a un discorso di lavoro è sicuramente una puntata interessante. E anche quella lì, ora allora non la so di preciso, è molto probabile che l'intervento mio è alle 19, però è molto probabile che si vada in onda il 21. Spero che non ci siano grossi conflitti con le partite di calcio, no? Perché le partite, le quarti di finale sono venerdì e sabato, quindi andiamo sul sicuro. Potrebbe essere un conflitto col mercoledì 10. E allora in quel caso lì magari non facciamo niente perché c'è la semifinale e quindi è inutile fare l'intervento il mercoledì, il 10, e poi la finale sarà semifinale, 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 sarà il 14, che è domenica, immagino, sabato, domenica, quindi sono problemi. Benissimo, abbiamo detto abbastanza per oggi e quindi vi ringrazio, come al solito, molto gentili e vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Grazie, arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.